la nostra iniziativa. Ce ne sono state altre. La storia è iniziata nel 2011. Nel 2011 ai primi settori della lamentata soppressione ci siamo arrivati. Ci sono stati vari convegni, c'è stato il sottosegretario della giustizia Caniello, che c'era venuto ad assicurare la non soppressione del Comune di Pasto, purtroppo per ciò che per il governo. Ed è entrato come sottosegretario e uscito come deputato. C'è stato il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura ieri, che ci ha assicurato che per due anni, dei successivi anni, fino al 2015, non sarebbe successo niente. Di assicurazioni abbiamo anche tante, anche le ultime notizie, quelle di settembre, di una prova che il ministro, quando a suo nome ha cominciato lo sciopero della fame in Città Colleghi, ha assicurato una prova che non è avvenuta, non c'è stata né per noi né per noi. Io saluto i consiglieri regionali che sono intervenuti, porto il saluto dell'onorevole Amato, che non è potuta intervenire perché oggi è giornata di commissione alla Camera e di voto in aula. L'onorevole Amato ci ha raccontato una cosa nella mail che mi ha mandato: di lasciare perdere i campanesi, di non ripetere per la seconda volta quello che già è successo nell'ospedale di Pasto. Ma noi campanesi che abbiamo messo da parte da tanto tempo, questa è la mia risposta. I campanesi che abbiamo messo da parte, siamo favorevoli a una soluzione condivisa con Lanciano. Saluto il presidente del gruppo di Lanciano, che prima ho visto che adesso non dico più. Non è un problema, però è un problema rimane uno. Non devono essere gli avvocati che scelgono la sede del tribunale. O normale che ogni avvocato preferisce la propria città. La scelta deve essere fatta da noi politici, che devono prendersi la responsabilità di scegliere. Non sono sicuro, anzi sono molto scettico, che questa scelta sia condivisa dal Ministero. Noi siamo andati al Ministero nel 2012 e questa scelta non veniva presa in alcuna considerazione. Attualmente c'è un'apertura. Però che riguarda la Sicilia, però i decreti correttivi non ancora vengono approvati e probabilmente non lo saranno mai. Saluto i sindaci di Pasto, presente in faccia di funzione perché il sindaco Lavenna è impegnato per la legge e fuori Pasto, i sindaci di Casalburghini, di Cupello, di San Salvo, di Colluti e altri che non riconoscono. Il dottor Bruno. La situazione è critica. Gli altri tribunali sono chiusi. Le sezioni staccate sono chiuse. Non riesco a capire che abbiamo parlato di giudici di città, che hanno un'ulteriore prova di accertare. Gli altri tribunali hanno fatto delle lotte di piazza, di cielo. E tanti altri che non sono servite a niente. I colleghi sono stati aggrediti anche dalla polizia quando si sono opposti alla funzione di Pascino. Non è servito a niente. Oggi siamo qui per vedere quali iniziative concrete. Iniziative concrete che dobbiamo
tornerà a passare il tempo, che sono passati, rimarremo soli e qualche provvedimento legislativo l'ultimo giorno verrà inserita o la proroga, un'ulteriore proroga, o la bonificazione con il tribunale di Arancia. Non possiamo sperare solo questo, dobbiamo fare la nostra parte. A mio avviso siamo in una situazione privilegiata, perché il nostro tribunale è ancora aperto, rimane aperto fino a 15 settembre del 2019. In questa battaglia c'è stata vicina la legge Camusi. I consiglieri regionali di entrambi gli esponenti. C'è stata vicina la legge Camusi, che è stata la regione capofila per il referendum abrogativo della legge sulla soppressione del tribunale. Il primo vaglio, quello della Corte di Cassazione, è passato. Oggi la Corte Costituzionale deciderà sulla ammissibilità del quesito. Meglio di me vi può riferire il consigliere regionale Emilio Masuti, che insieme a Gino Cavallo, consigliere Gino Cavallo, che conosciamo tutti in quanto cancelliere della Corte d'Appello, sta seguendo sul terreno del governatore Chiodi la questione. Ti passo la parola. Grazie, Presidente. Grazie per avermi qui. Saluto tutti gli amministratori, tanti sindaci, consiglieri provinciali, gli assessori provinciali, anche i colleghi consiglieri regionali. Ma come diceva il Presidente lo vedo molto pessimista, tra virgolette. Io vorrei usare in un po' di ottimismo, non perché sono un visionario, perché voglio credere che tutti i passaggi che abbiamo fatto fino ad oggi, e soprattutto voglio credere che oggi la Corte si possa esprimere in termini positivi rispetto a questo quesito referendario. Non tanto per arrivare al referendum, perché noi al referendum non ci vogliamo arrivare. Noi intanto come Regioni siamo stati capofila, insieme al collega Rinaldo, insieme a tutti gli altri colleghi, abbiamo votato all'unanimità, questa per la prima volta abbiamo utilizzato l'articolo 75 della Costituzione che permette ai consigli regionali di arrivare al quesito referendario senza la raccolta delle firme, solo portando insieme altri quattro consigli regionali. Ebbene, noi siamo andati ben oltre, perché siamo nove consigli regionali, oltre che da Italia, perché se andiamo a vedere sono oltre 25 milioni di abitanti rappresentati nelle assise regionali, quindi significa un peso politico notevole. Siamo più che convinti che il quesito venga accolto, la Corte ci dia ragione. Se tutto questo dovesse accadere, noi non vogliamo arrivare al referendum. Perché? Perché significa che il giorno dopo, all'approvazione, noi ci dobbiamo sedere con il governo e pretendere che lo stesso riapra una geografia che la dice lunga rispetto a quello che è il maltrattamento dei cittadini, perché di questo trattasi. Perché noi vogliamo mantenere anche il discorso della spending review, vogliamo far sì che a parità di saldi la geografia ce la studiamo noi, perché è incredibile, è impossibile che un cittadino di Schiavo, piuttosto che in qualsiasi paese del sud dell'Abruzzo, per arrivare a essere anche testimone di una causa, debba prendersi due giorni di lavoro, perché i tempi sarebbero talmente tanti e tali che veramente andremo a coinvolgere i cittadini pesantemente anche sotto l'aspetto economico. Allora, i passaggi che dovremo fare, innanzitutto è quello, come giustamente prima ci ricordava il Presidente, di essere squadra. Qui si tratta poco di utilizzare i campanili, di essere squadra e cominciare a utilizzare una geografia la più consona per tutti i cittadini. Non so, voi avete avuto modo anche di vedere lo slogan che è stato utilizzato, tra l'altro abbiamo allegato tra le memorie difensive quella della cartina, ne approfitto per salutare anche l'ordine degli avvocati di Lanciano e anche il comitato pro referendum di Lanciano. Una cartina che la dice lunga su quella che è l'Abruzzo abbandonato, la terra di nessuno, perché c'è un'intera metà
della regione Abruzzo, già rappresentata dalla legge, dai tribunali, dai presidi a tutela dei cittadini della regione. Quindi su questo noi dobbiamo lavorare, dobbiamo essere bravi anche a ipotizzare quella che dovrebbe essere una mandatura, perché noi contiamo effettivamente di arrivare a un dialogo con il governo e immaginiamo che anche che lo stesso governo, in virtù anche di quella spending review, eviti il referendum, perché andare a referendum significherebbe spendere tanti milioni di euro, significherebbe muovere tantissima gente. Io credo che il buon senso debba indurre, e qui un appello che ho fatto anche all'Aula la settimana scorsa, un appello anche ai 21 parlamentari abruzzesi, che si dovrebbero dare da fare a tutto tondo, perché poi il meccanismo va trasportato all'interno delle commissioni parlamentari e all'interno del governo. Quindi molto probabilmente, se tutti insieme facessimo squadra, riusciremo a far sì che Vasco, Acciano, Mezzano, Sulmona non perdano la consistenza e abbiano i presidi che tutti quanti vogliamo, sempre a parità di saldi, perché poi se andiamo a vedere anche sotto l'aspetto della riduzione della spesa, tutta questa riduzione non ne abbiamo vista, anzi probabilmente c'è un aggravio, sicuramente c'è l'aggravio per i cittadini, che tutto quello che sono le spese che gli avvocati andrebbero a sostenere in più per raggiungere la sede dipartimentale, significa che inevitabilmente ricadrebbe sul singolo cittadino. Quindi dovremmo evitare tutto questo. Mi auguro che già oggi, da poco meno, nei prossimi giorni noi avremo l'esito da parte della Corte, ci auguriamo che qui si prenda conto, dopodiché ci deve essere una voce unica, forte, che faccia sì che il governo riapra la possibilità di interagire e dialogare con loro. Questa è la strada che perlomeno abbiamo utilizzato e dobbiamo perorare. Poi per il resto mi auguro solo e semplicemente che da oggi, da ieri, cominciamo a ragionare su quello che è un unicum rispetto a come dovrebbe essere la nuova geografia, perché se poi si apre la possibilità del referendum, si apre la possibilità di riguardare quella mappatura che a noi non piace, però se non siamo pronti con una mappatura consona per tutte le popolazioni, per tutte le città, significherebbe una lotta tra poveri. Quindi ci auguriamo che da qui si possa veramente instaurare un tavolo che ci porti nel più breve tempo possibile ad ipotizzare la mappa la più idonea possibile, guardando i cittadini, cioè cercando di creare non di servizi ai cittadini, ma servizi agli stessi. Io credo di aver in modo pragmatico e sintetico raccolto quello che abbiamo fatto. Grazie. Il dottor Nanda, come ogni anno, ha fatto la sua ricerca sul sondaggio sulla sicurezza. Lo invito al tavolo per illustrarlo e per vedere qual è la sensazione dei cittadini riguardo la sicurezza nel caso di soppressione del tribunale di Vasto. Buongiorno a tutti, come ha detto il Presidente Artesi, vi ringrazio per l'occasione che mi dà per questo breve intervento. Come ogni anno, come lo studio fa un sondaggio sulla sicurezza, l'ultima domanda di questo sondaggio è: la possibile soppressione del Tribunale di Vasto renderà meno sicuro questo territorio? Non faccio statistiche, quindi la domanda è: la possibile soppressione? Già soppresso. Giuridicamente soppresso. Va bene. Per quanto riguarda gli studi fatto su 400 interviste divise dalla popolazione residente del comune di Vasto e altre 400 interviste della popolazione residente nel comune di San Salvo. Questo, diciamo, target è stato scandinato per fasce d'età da 18 ai 25, da 26 ai 40, da 41 ai 65.
e dai 66 oltre, sono emersi dei dati interessanti. Partendo da Vasto, discusso con i sindaci degli altri comuni, se è stato fatto solo su Vasto e San Salvo, ma le risorse in termini economici non erano sufficienti per poi estenderlo a tutto il territorio, a tutto il distretto giudiziario. Tuttavia ritengo il dato interessante. Per quanto riguarda il territorio di Vasto, il 50% dei cittadini ha risposto sì. Se il tribunale dovesse chiudere, il territorio ne risentirebbe in termini di sicurezza. Solo il 14% risponde no, mentre per quanto riguarda il non so, non saprei, il dato è il 36%. Quindi abbiamo una larga fetta della popolazione, la stessa in questo caso, Presidente, già nel 2018, che è totalmente inconsapevole delle conseguenze della chiusura, della possibile chiusura del tribunale di Vasto. Passando a San Salvo. San Salvo, anche qui 400 interviste sindaco scaglionate della stessa fascia d'età, il dato è simile per quanto riguarda il sì. Abbiamo il 54%, quindi anche la popolazione residente maggiorenne del comune di San Salvo ritiene dalla maggioranza che la chiusura del tribunale di Vasto sia un problema per quanto riguarda la sicurezza. Diverso il dato sul no. A San Salvo, a differenza di Vasto dove era il 14%, San Salvo il 33% dei cittadini ritengono che la chiusura del tribunale non inficisca poi sulla sicurezza. Questo lo si può spiegare sul fatto che a San Salvo non sia poi presente materialmente quella che è la struttura fisica del tribunale. Il non so, non saprei, sono un 13%. Quindi mi fermerei e suggerirei poi al Presidente Artese e a tutti gli addetti ai lavori di ragionare su questo 36% di non so, non saprei del territorio vastese di Vasto e di questo 13% San Salvese, perché l'inconsapevolezza delle conseguenze della chiusura di questa struttura evidentemente non sono chiare ai cittadini. Eviterei di fare una battaglia passata in termini di casta che i cittadini non capiscono. Aprirei questo genere di assemblee alla città, alle città, perché questa struttura sia molto bella, ma ormai molto bella, rimane comunque un luogo inaccessibile in più, nel senso c'è un timore reverenziale ad entrare nei tribunali. Uno dei dati, secondo me molto interessanti, su cui si può aprire alla città è che la soppressione del tribunale porta via anche la procura, che di per sé è un presidio di legalità. Nel momento in cui un territorio di confine, come Città del Vasto, come San Salvo, come tutto il nostro territorio, non dovesse più avere una procura e diciamo, si parte da chi, probabilmente un problema in riferimento alla legalità si potrebbe avere. A questo poi si possono aggiungere i costi che i clienti devono sostenere, il personale tecnico amministrativo che avrebbe a sua volta dei problemi. Ecco, fare una campagna di informazione e di comunicazione, aprendo la città e ci consapevoli di quelli che potrebbero essere i limiti, i problemi, insomma, della chiusura di questa struttura. Vi ringrazio per l'attenzione. Questa assemblea è stata convocata non per parlare solo di quello che abbiamo fatto, ma per vedere quello che dobbiamo fare nel futuro. Io sollecito l'intervento dei sindaci in questo momento e lo scopo, la mia intenzione, quella del Consiglio del Dorme, è di promuovere un comitato a favore del referendum. Noi già sappiamo che il referendum è una battaglia difficile per il raggiungimento del cuore. Molti referendum che hanno interessato una fascia della popolazione più ampia non hanno raggiunto il quorum. Però non possiamo rinunciare e dobbiamo essere noi i promotori, i sindaci, i consiglieri regionali. Le associazioni di commercianti, per la prima volta ho visto che un'associazione, due associazioni di commercianti di Vasto hanno manifestato la loro solidarietà. Penso che sia anche un compito loro, come di tutti, dei sindacati, ma non soltanto dei sindacati che operano nell'ambito della giustizia, dei sindacati in generale,
Dobbiamo mobilitare il territorio e per mobilitare il territorio dobbiamo muoverci noi per primi. E la mia idea è quella proprio, come hanno fatto negli altri tribunali, se il soggetto è la soppressione, e di costituire il comitato per il referendum. Adesso invito i sindaci a dire la loro opinione, il rappresentante del sindaco di Vasto. Con la sicurezza di tutti gli altri territori che c'era questo stesso
delle parlamentari. Questa è la, se vogliamo parlare di concretezza, oggi qui i parlamentari di questo territorio più non ne vedo. Non ci sono. Quindi intanto il tuo invito vorrà avere, ma rispedirei a questi parlamentari tanto che hanno la possibilità politica, la forza politica per imporre intanto il loro voto su certi provvedimenti. Perché vedi, sulla giustizia, adesso parliamo di territori, parliamo di cittadini, parliamo di tribunali, ma vogliamo ricordare i rincari che ci sono stati quest'anno sulle Marche d'Apollo per l'esecuzione della parola e provvedimenti. Non è questo il problema degli avvocati, solo è il problema dei cittadini, perché sono le spese che si rivestono di nuovo sui cittadini. E io la questione la metterei, non come ha detto Cristian, giustamente, che è una questione di casta, ma un problema di cittadina per i cittadini, perché stiamo parlando di una giustizia negata. Sopprimono i tribunali, aumentano le marche d'appollo, le spese che servono per andare avanti nella richiesta di giustizia che i cittadini fanno, ed è chiaro quindi che il problema è complessivo. E noi come sindaci, credetemi, Corrado, siamo tutti i giorni in prima linea su queste richieste, facciamo quello che possiamo, ma la prima richiesta, anche con l'aiuto del Consiglio regionale che ci è stato vicino tutto, deve essere rivolta intanto ai parlamentari. Quindi ben venga la richiesta di fare un voto con tutti i parlamentari della provincia di Chieti, ma in primis quelli della Stese, che oggi non ci sono. Poi facciamo tutto quello che possiamo con i partiti, per carità, però guardate, non credete che non ce ne non lo viviamo il problema, siamo avvocati anche noi. E il fatto che nelle varie manifestazioni ci siamo stati non è una proclamazione di vicinanza e basta, così formale, lo viviamo in prima persona questi problemi. Quindi intanto ben vengano tutte le manifestazioni che possano aiutare la cittadinanza a far comprendere quali sono le conseguenze di questo provvedimento insieme a tutti gli altri provvedimenti che il governo ha adottato per allontanare la giustizia dai cittadini. Dopodiché il referendum, certo, è pesante, ma intanto dobbiamo percorrere tutte le strade, non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Poi è chiaro che se ci muoviamo tra la gente, tra i nostri cittadini, io credo che il risultato lo portiamo. Fatto facendo tutto come un lavoro di squadra che è stato detto. E in ultimo, questo va rimarcato, come territorio, anche noi davvero stiamo rischiando di essere messi al margine su tantissimi fronti. E questo Stato centrale sta, come dire, cedendo il passo ogni anno sempre di più. C'è un altro argomento dello Stato centrale enorme, perché quando parliamo di legalità e di sicurezza, la procura sì, ma anche le forze dell'ordine. Ci mancano, io ho leggevo sul giornale anche l'appello del sindaco di Cupello, noi ne abbiamo più che mai bisogno in questo momento, quindi è una battaglia che investe la soppressione del tribunale, che investe tantissimi altri ambiti. Se la facciamo tutti assieme con i sindaci che so che sono sensibili a questo problema, li vedo perché loro in primis vivono sulla loro pelle questo tipo di situazione, e con i cittadini, poi con certo, credo che qualcosa si possa fare. Abbiamo la possibilità di poter puntare anche sulla regione Abruzzo, sui consiglieri regionali, e allora credo che non ci rimane che metterci al lavoro in maniera seria, convinta, senza dividerci, senza farci prendere dalla rabbia, e soprattutto richiamando alla responsabilità i parlamentari del territorio, perché sono loro che votano a Roma, che votano i provvedimenti. Quindi io ci sto con la mia città e credo con tutti coloro, con i colleghi che sono desiderosi di far rimanere questo presidio. Grazie. Questo problema, le nostre popolazioni non la sentono, non l'hanno sentito.
Però qui, come diceva il Presidente, dobbiamo fare una relazione congiunta, al di là delle vicinanze, al di là del fatto che facciamo diciamo, alcune cose sui giornali, cioè dobbiamo fare una relazione comune, comunità, come diceva il Presidente. Un dato secondo me importante è quello di coinvolgere i parlamentari, perché se 9 regioni hanno dato la decisione a tutte le cose, se moltiplichiamo 30 per noi saranno 270 parlamentari, diciamo che la nostra azione insieme alle altre regioni potrà avere secondo me un certo successo se facciamo questi conti. Poi vediamo pure se i nostri parlamentari sono sensibili alle problematiche delle popolazioni, perché il sistema elettorale sicuramente cambierà, quindi a un certo punto la presa veramente parlamentare dovrà essere vicina alle problematiche dei cittadini. Grazie. E partendo, c'è stato già vicino alcune volte con i pareri che ha espresso sui decreti di attuazione della legge. Soltanto che non sono ascoltato il governo. L'iniziativa parlamentare deve essere più forte. Sappiamo che possiamo contare su un numero di parlamentari considerevoli, però l'iniziativa deve essere concreta e più forte. Chiamo il consigliere provinciale. Voi volete vedere un governo che risponde parlamentari? Buongiorno, grazie a tutti. Io sarò molto breve e pragmatica. Secondo me la questione è di scegliere se davvero vogliamo usare il tribunale di Vasto o no. Perché a mio avviso, io da parte mia ho fatto quello che ho potuto votando, se questo può servire, ordini del giorno in provincia, insieme ai colleghi di bilancio. Però l'azione mi sembra insufficiente, va bene tutto, va bene l'assemblea, va bene il referendum. Però io chiederei, non vuole essere una provocazione, sono seria, nel dire che siccome qui ci sono consiglieri di maggioranza, voi dovreste presentare un ordine del giorno, una mozione vincolante al governatore Gianni Chiodi, il quale si viene impegnato ad alzare il telefono e chiamare il governo. E non come la governo, scusami, fammi finire. Allora, se no mi alzate e mi dimettete, le scelte vanno fatte, vanno fatte. Potrei parlare da qui fino a tutte le scelte dell'ultimo anno del vostro governo, ma non è una cosa che ho detto 2 anni fa o 3 anni fa, non è questo il punto, non è questo il tema. Allora, se si sceglie Vasto perché ci sono delle motivazioni oggettive, perché presidio di legalità, perché siamo al confine, c'è anche la questione del Molise e della Campania, allora è una scelta politica, ma la forza deve venire da voi, non può essere soltanto il tribunale, non possono essere soltanto parte da voi e voi insieme al governo dovete essere coloro che fanno la scelta. Quindi non possiamo aspettare che tutti insieme, che tutti i parlamentari, cioè il sottosegretario Legnini, che si è occupato in commissione, insieme al presidente della commissione giustizia per la finanziaria, si è occupato delle problematiche della giustizia soprattutto per i programmi di precari. Quindi io non sto dicendo cose che penso io, vi sto raccontando dei fatti oggettivi. Allora, il governatore Chiodi o si prende l'impegno di chiamare il governo, il sottosegretario Legnini, e quindi di fare un provvedimento per i tribunali di confine, o altrimenti io raccoglierò voi le firme, ma mi sembra un'azione insufficiente rispetto alla potenzialità che qui abbiamo, perché non sono due consiglieri regionali, siete tanti consiglieri regionali a rappresentare. Allora si sceglie Vasto per il tribunale, perché Vasto è il confine, perché Vasto ha la casa di tribunale. Si sceglie, perché non si assume le vostre responsabilità. C'è la parola al consigliere di Fudi, per quanto riguarda il solo perché non bisogna avere le inesattezze.
all'unanimità ha fatto tutto quello che c'è da fare. Signori, io faccio solo qualche riunione su tutto il territorio dell'Abruzzo rispetto a questo argomento. In Abruzzo ci sono 21 parlamentari. Diamo per acclarato che qualcuno, no, è vecchia guardia, quindi vecchia politica, va bene? Ci metto pure io in mezzo. I nuovi, da i divinini a tutto il resto, dove stanno 20 parlamentari che lavoravano in commissione, quando sono arrivati i provvedimenti per la rivisitazione dei tribunali di Roma, dove stanno? Allora qua si tratta poco di fare populismo e demagogia, non ci interessa e non ci appartiene. C'è la demagogia che mi fa lo scontro, non quello, scusi. Allora, Gianni Nicola, no, assolutamente, perché forse ricordo a me stesso che da quando è in essere la Costituzione italiana nessuna regione ha autorizzato la difesa 75. Ok? Noi ci siamo messi avanti, abbiamo catalizzato non minuscole regioni, ma ci sono oltre 28 milioni di abitanti che chiedono a gran voce questo. Quindi non è che mettiamo o spostiamo la palla sul meccanismo della politica, qui si tratta solo ed esclusivamente di forse di responsabilizzare un po' di più anche a voce forte i nostri parlamentari, che poi non sono solo i nostri, ma sono i parlamentari di 9 regioni. Ok? Gli stessi, se si mettessero davanti e fossero tutti convinti, così come siamo noi convinti e ci stiamo mettendo la faccia, di rivisitare quell'assetto che non è il più idoneo per l'Italia, non per la Francia, molto probabilmente tireremo fuori il risultato. Allora, quello che c'è da fare, quello di costituire i comitati, di organizzarci, di cominciare a capire quale deve essere anche l'assetto, perché anche il fatto di dirci il tribunale a Lanciano, il tribunale a Pasto, il tribunale a Castelfrenato o a Coperlo, molto probabilmente faremo danni. Allora, sediamoci, perché il fatto che possa essere fatto, nessuno lo dice che non va bene, come può essere Lanciano, come può essere quale altra sede, però dobbiamo essere tutti convinti che lo facciamo insieme la battaglia, avremo una guerra tra poveri e non riusciamo. Grazie. Guarda l'intervento del sindaco di San Salvo sulla mancata presenza di alcuni dei senatori, che abbiamo due, c'era l'onorevole Amato e il senatore Castaldi. Il senatore Castaldi è stato da me contattato, non probabilmente non ha ricevuto l'invito, però in precedenza abbiamo avuto contatti con il senatore Castaldi e documento programmatico del Movimento sull'economia e c'è stato un intervento del Movimento 5 Stelle a favore contro la soppressione dei tribunali. È partito per la sezione staccata di Ostia e è stato esteso a tutti i tribunali e comunque siamo stati ricevuti dal senatore Castelli e il colloquio con il senatore è sempre stato attivo. A un ordine. Gli altri sindaci vogliono intervenire, sindaco Salvordino, adesso facciamo una rapida carrellata con tutti i sindaci, dopo sentiremo il rappresentante sindacale, il dottor Castellano, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano. Apriremo agli altri, a tutti gli intervenuti che vorranno fare un intervento e dopo tireremo le conclusioni. Grazie, saluto a tutti. Il mio contributo vuole essere sì sicuramente di vicinanza, ma come si è ampiamente detto, purtroppo l'essere vicino o meno non risolve. Ciò che risolve è avere la competenza e la possibilità di influire sui poteri più alti, perché la politica alta è quella che si fa con Ticitoca, che poi decide effettivamente sul nostro territorio. E se noi siamo nella capacità, nella competenza di andare a chiedere, facendo capire che noi sappiamo che cosa significa per il nostro territorio avere un tribunale, non per campanilismo, ma perché che cosa serve, bisogna
mantenere sul nostro territorio, evidentemente qualcuno ci potrà anche sentire. Quindi bisogna fare quadrato su tutto quello che c'è da fare, e apprezzo moltissimo quello che la Regione Abruzzo ha fatto attraverso un atto concreto di intenzione di un referendum, che non è cosa da poco, è un modo per far sentire in maniera competente che noi ci siamo, sappiamo effettivamente che cosa vogliamo fare nel nostro territorio e chiediamo, facendo un'indicazione ai cittadini, chiediamo ai cittadini di dire attenzione che quando votate il rappresentante e date la famosa delega, sappiate di dare la delega a chi effettivamente con competenze e capacità, essendo presente nel territorio, possa realmente dare contributo a tutta la cittadinanza. Avere un tribunale non è soltanto quello di dire la questione della legalità eccetera, ma oserei dire anche dal punto di vista turistico. E cosa può sembrare assurdo, ma è così, perché a livello nazionale sapere che in un territorio ci siano dei presidi dello Stato e ci siano delle competenze particolari può significare che quel territorio evidentemente ha una capacità tale da attrarre in quel territorio presidi dello Stato capaci di dare tutela e garanzia a tutto il territorio, che è capace quindi di dare la sua autorevolezza e capacità a tutta la nazione. Quindi io, da parte mia, il Consiglio Comunale, siamo andati già nel 2011 nell'andare a fare una mozione d'ordine contro la soppressione del Tribunale. Siamo tornati di nuovo per il nostro piccolo per quanto riguarda il giudice di pace, ci siamo accollati le spese e abbiamo chiesto al governo centrale di mantenere il giudice di pace di Casalbordino sotto le spese del comune di Casalbordino. Oltre questo non potevamo fare, abbiamo cercato di collocare con il nostro parlamentare, cerchiamo ancora di fare questo, ma quello che è necessario è che la politica cambi realmente il senso vero, che i cittadini educati a questi comportamenti devono dare la delega alle persone competenti e preparate. Grazie. Quale aggravio di costi e effettivamente
effettivamente a cosa si andrà incontro con lo spostamento del tribunale a Chieti o anziché a Pescara, perché comunque poi alla fine chi pagherà sarà sempre chi dovrà andarci, chi dovrà recarsi per lavoro, quindi anche il cittadino che dovrà pagare. Quindi dobbiamo effettivamente lavorare insieme per evitare tutto questo. Da parte nostra dobbiamo portare a conoscenza ancora di più i nostri cittadini. Saremo con voi io vi auguro che non si arrivi al referendum, mi auguro, come diceva Casutti, che al fatto stesso che il referendum venga di fatto messo poi all'ordine del giorno, il governo capisca e si trovi un accordo. Però nel caso in cui si dovesse arrivare a un referendum, io credo che le amministrazioni locali, i sindaci, debbano fare un lavoro casa a casa per far capire quanto sia importante far sì che si eviti questo problema. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente dell'Ordine dell'Invito e tutti i consiglieri regionali qui presenti, perché non è scontata, è particolarmente importante, quindi la certificazione che la Regione sostiene questa iniziativa. Io mi volevo collegare a quello che è stato detto già dai miei precedenti colleghi e volevo ipotizzare un percorso fortemente istituzionale, a partire da tutti i sindaci del territorio, consiglieri provinciali e regionali. Potremo tranquillamente incontrare i parlamentari di questo territorio, immagino anche un sabato o domenica, perché normalmente loro sono impegnati da altri territori, e quindi insieme a loro definire un'azione incisiva verso il governo. Se ciò venisse fatto da tutte le regioni che già hanno preso posizione, io sono del parere che comunque si potrebbe raggiungere un risultato senza percorrere la strada delle ragazze che comunque deve essere percorsa. Quindi da parte mia, sindaco di un piccolo paese di 1000 abitanti, e purtroppo in altre situazioni si ritrovano solo a portare avanti battaglie particolari per quanto riguarda esigenze sanitarie, penso che un cartello territoriale a livello istituzionale possa essere particolarmente incisivo e possa creare anche quella cultura popolare che può desiderare di dare il giusto rispetto alla situazione. Quindi questa è la mia proposta, se il Presidente dell'Ordine ritiene di portarla avanti, io sono a disposizione. Grazie a tutti voi. E loro dovevano dire non voto, se non fate questo.
sappiamo benissimo. Allora, la nostra richiesta non è fare il parlamentare di assumere iniziative concrete, tenendo conto che sono due, uno per ogni campo, e che non hanno una forza contrattuale così grande in Parlamento. Però, adesso non vorrei che questo diventasse. Ricordiamo pure chi è il parlamentare che ha avuto la legge delega e chi l'ha proposta e come è stata votata. No? I parlamentari sono convinto che sono in casa. E sarà messa la fiducia sulla conversione. Comunque, c'era proprio un altro consigliere Mino, collega Mino, e dopo. Facciamo un gioco di chi vuole chiudere il Tribunale di Vasto e il Tribunale di Lanciano. Nicola sa che, contrariamente a quello che dice il mio amico Nicola Benedetti, il Consiglio regionale, almeno per quanto mi riguarda, ho partecipato a consigli aperti sia di Vasto che di Lanciano, è una miriade di assemblee. Sono stato il primo, e ringrazio i colleghi che hanno votato all'unanimità, maggioranza e opposizione, la prima mozione suggerita dall'organo nazionale, dell'organismo nazionale degli avvocati, quindi non ci siamo inventati nulla. Che cosa voglio dire? Al di là della querelle con il problema è che la politica non conta più a Roma, diciamo la verità, perché i parlamentari sono eletti, non sono eletti ma sono nominati, quelli che mancano sono impegnati sul web, non gliene frega di venire qua a occuparsi di cittadini che non devono prendere il voto. Purtroppo, che ne dica qualche mio collega che ho sentito tra i banchi e qualche voce mi arriva, c'è questa antipolitica, cioè basta con la politica, senza la politica non si fa nulla, tanto per essere chiari. Anzi, manca la politica, perché se qua ci fosse la politica noi avremmo risolto già il problema, tanto per essere chiari. So che se la penso come la prima repubblica, ma mi vanto di questo, mi vanto di questo. Allora, voglio dire, ci vuole una proposta concreta da cui supportare politicamente ognuno di noi con i propri partiti, con i propri parlamentari, con i rappresentanti di tutte le regioni interessate. Perché amici miei, inutile che noi diciamo, noi abbiamo votato, abbiamo fatto questa iniziativa del referendum, ma poi che è solo una leva per dire al governo non spendiamo soldi, trattiamo, ma non è che ce la fanno in questi dati che sono stati letti qua, che ricordava anche tu io mostro prima, mi pare che non ci dicano che la gente, se si fa credere, voterà pochissima gente. Allora, che cosa voglio dire? La proposta concreta è quello che io mi sforzo di dire da qualche anno, l'accorpamento tra Lanciano e Vasto, perché sarebbe una novità di fronte alla proposta di azionamento, che ha ragione con la risposta di una sola cosa, i tribunali sono già soppressi. Allora, se noi dobbiamo ripartire a fare la proposta per modificare, dobbiamo approfittare di alcune cose, perché i discorsi, amici miei, lo dico qua, vedo che i giornalisti sono andati via, che lo posso dire, se no me lo metto domani mattina su tutti i giornali, la storiella che noi stiamo vicino alle Puglie, o la storiella di Lanciano che sta vicino alla Campania, che arriva la delinquenza, cioè qua ci sono i dati e i dati non sono a nostro favore, diciamo la verità, lo possiamo dire in mille volte, ma i dati, cioè il numero di cause, di processi, di iniziative, sono minime di fronte al tribunale che scoppia, eccetera, eccetera. Che cosa viene a nostro favore? Il fatto che noi dovremmo andare a Chieti, sta in terremotato, il tribunale inagibile, si è fattato, non ancora inizio di lavoro, chi
sa fra quanti anni il nuovo tribunale sarà pronto, per cui non ci sono i locali per trasferirci, la mutata di portarci a Ortone, la stupidaggine che non vi dico, perché se si sopprime i tribunali a destra Ortone, quindi non ha senso che noi andiamo a Ortone se c'è la sede qui a Vasto, quindi si potrebbe arrivare a un'ulteriore proroga. E durante questi anni cambiano i politici, probabilmente si torna, grazie alla Corte Costituzionale, anche a una riforma elettorale dove verranno eletti quelli che vivono il territorio, cioè si cambia e dobbiamo guadagnare tempo. Ma la proposta concreta per andare a supportare noi come regione e i parlamentari come rappresentanti, io credo che sia l'accorpamento tra Lanciano e Vasto, perché se noi continuiamo a fare discorsi di campagna, no deve essere Vasto, quindi dico no deve essere Lanciano, e lì se noi non otterremo nulla. Questo è il mio parere. Alla scelta di molti avvocati, giovani avvocati,
di guardarsi intorno per scegliere altre strade, perché il settore delle esecuzioni immobiliari e immobiliari, diciamo che crea un buon percorso di lavoro. Pertanto l'invito che vi rivolgo, anche se la sensazione che percepisco purtroppo, ma non sono solo a percepire, è che qualsiasi intervento si voglia fare possa risultare tardivo, è quello di dirvi, di garantirvi l'appoggio del personale del Tribunale, quelle che saranno le decisioni che verranno assunte, per quelle che saranno le strategie che vorrete adottare. Per quanto riguarda il resto, vi chiediamo di far sì che il pessimismo che c'è da rabbia vada via, il pessimismo ovviamente fondato sulla fiducia, fiducia fondata sulla mancanza di consapevolezza di opere concrete che possono essere messe in atto o che avrebbero dovuto essere messe in atto. Grazie. Io il dottor Castellano nel frattempo ho preso io il posto del presidente perché si è dovuto allontanare un attimo e chiedo adesso al collega avvocato Sala, presidente dell'Ordine di Lanciano, di Lanciano, di voler prendere la parola e poi apriamo il dibattito a tutti quelli che vorranno intervenire e dare il loro contributo. Sarò telegrafico, saluto tutti i colleghi di Vasto. Come presidente di Nicola è stato richiamato dall'amico Emilio sul pessimismo, probabilmente è una caratteristica dei miei presidenti essere pessimisti, perché stiamo facendo questa volta da anni, direi. Poi però c'è la collega Daniela Geniola che mi dice non dobbiamo essere pessimisti perché se no non dobbiamo lottare. La lotta che abbiamo davanti è quella prospettandoci dalla regione Abruzzo, che dobbiamo ringraziare. Il referendum si deciderà stamattina sull'ammissibilità. Ho letto sinceramente che il governo si è costituito con l'avvocatura dello Stato per sostenere le ragioni del contrario del referendum, per non farla prima. E questa è una cosa che sinceramente non fa onore né al governo e sicuramente dovrebbe dispiacere a tutte quelle regioni che hanno firmato, stiamo parlando di 9 regioni che hanno firmato effettivamente questa richiesta. Qui stiamo parlando di 27 milioni di persone. La mancanza dei politici. Io speravo, visto che noi in Italia in alto non ne abbiamo, non abbiamo nessuno, speravo almeno venendo a basso di trovare un parlamentare, io parlo di politici parlamentari, se almeno è corretto, ma è una mancanza che abbiamo riscontrato in tutti i settori, se non in quegli incontri in cui ci siamo visti l'ultima volta, siamo andati bene, ricordo il sottosegretario Lerini, c'era l'onorevole Amato e poi c'era il senatore Castano. Forse è stata un'ultima occasione unica che abbiamo visto e anche lì non hanno detto granché, se non il sottosegretario Lemini aver giustamente indicato la paternità di questa agonia ulteriore che ci è stata concessa. Adesso dobbiamo pensare a lottare, non sapremo se dobbiamo fare, come ha detto Nicola, le autorità di fare referendum, mi auguro che sia così, oppure vedere che cosa affrontare se non dovesse essere cassato dalla Corte Costituzionale. A Lanciano è stato creato un comitato, perché sinceramente come ordine avevamo esaurito le nostre forze. Il comitato che sta lavorando e si sta coordinando con tutti gli altri ordini abruzzesi. C'è l'avvocato contestato, Lorenzano, che lo presiede, il nostro è presieduto dall'avvocato Angela Marina Nigro e ci sono tre componenti che sono qui presenti appunto perché siamo vicini a Pasto, volte comune. Possiamo parlare di campanili, ma i campanili oggi non esistono, poi domani dovremo discutere anche su dove collocarlo, però oggi dobbiamo salvare il nostro territorio. Per cui una delle prossime note, queste l'hanno chiesto i ragazzi del comitato che vorrebbero fare, è una manifestazione pacifica al di fuori della Corte d'Appello nel momento in cui ci sarà l'inaugurazione dell'anno giudiziario di quest'anno del 25 gennaio. Io vedo i colleghi che dicono che cosa dobbiamo fare, che cosa serve, e comunque una visibilità. Ne parlavo prima con Nicola, sono stati tanti, comunque la ministra è già giornale, ne stiamo parlando, e purtroppo l'unica cosa che ci è rimasta, perché dice l'avvocato sulla prova, noi siamo chiusi. L'avvocato Lanciano, dal tribunale di Lanciano, il tribunale di Lanciano sono chiuso e quindi abbiamo sufficientemente questo.
cosa è strana che questo referendum abbia la forza politica, che i nostri 21 parlamentari riescano domani ad avere una loro forza, un parlamentare nostro, della Puglia, della Campania, del Piemonte, di coloro che hanno questa amministrazione. Per cui se sussisterà questa unità, sicuramente lanciamo, avanzando anche su Mona, saranno contentissimi di coordinare tutte le manifestazioni. Se ci sono altre proposte di lotta, siamo contentissimi a tutti. Purtroppo non abbiamo avuto tutte le manifestazioni di classe, il corteo, lo sciopero della fame, ma questo ancora. A questo punto proviamo la mia politica, questo da referendum sicuramente è valida. Grazie. Dovetti sostenere la mia difesa
portato la convenzione sottolineando il fatto che lì sotto, lì dentro, c'era la violazione di una convenzione che andava a favore della città e a svantaggio naturalmente del privato, che doveva obbligatoriamente osservare. E poi non so chi ha tirato fuori il nome di Caviello o di Vietti che sono venuti, il presidente è venuto ad assicurare. Caliente e Vietti vengono a rassicurare. Questa è la confusione vera di questi governi. Cioè, i governi che vengono eletti improvvisamente arriva un tizio che introduce una piccolissima norma e quindi si configura il naso, si prende sul prezzo e ma sul cuore a pensare. I politici a sé. Certo, vengono eletti in quel modo, è certo che sono assenti poi. Vivono la città, vivono quello che accade nella città, vivono quotidianamente i problemi, i drammi quotidiani delle persone, di chi lavora, di chi non lavora, dei disoccupati, dei precari. Questo è, ecco perché la politica è seria. Ma il dramma vero è la povertà in cui andiamo incontro con la soppressione tribunale. Io ho citato alcuni episodi, diciamo, all'interno di quell'intervento piccolo che ho fatto per la difesa questa istituzione, al di là delle questioni relative ai confini, di cui non entro nel merito perché siete molto più preparati voi, conoscete statisticamente le cose anche a livello regionale, ma nella società dello spettacolo che è diventata questa, che ricorda, che ha sempre ricordato un grande intellettuale che si chiama De Bobbio Agamben, voi se non vi incatenate qui davanti a tribunale non solo direte nemmeno perché io l'ho fatto con catenamento, la gente ne sa qualche cosa, quando l'ho fatto su Via Reale e quando l'ho fatto sul parcheggio, che ci sono dei consiglieri comunali e presidente del consiglio e assessore, quando mi sono incatenato, i risultati sono giunti perché immediatamente la giunta ha dovuto prendere posizione contro quella cosa che aveva. Quindi l'azione è questa, perché non vi fidate dei parlamentari, non vi fidate di Venni, non vi fidate di Amato, non vi fidate di non vi fidate di nessuno. Parte da voi dalla consapevolezza che si perde un presidio che rientra nel quadro del grande declino economico che sta attraversando la Russia e in cui ci hanno gettato anche i politici. E passiamo alla consigliera Daniele. Io ringrazio innanzitutto il presidente del cortese invito al quale ho inteso aderire essendo un dovere, ritengo, farlo. Io per la verità non ho sentito niente di nuovo, insomma, stamattina rispetto alla letteratura riguardo all'abolizione dei tribunali di cui siamo ben consapevoli, alla quale siamo obbligati ormai da qualche anno a questa parte, non soltanto per rispondere amabilmente a Ivo Mella, da quando qualche decisione è stata presa da Vitto Palma e poi dal ministro che gli è succeduto. La storia della posizione del tribunale ormai è antica e risale dai momenti in cui presi l'abilitazione dell'avvocato, addirittura, quindi stiamo parlando della preistoria. Probabilmente il presidente questa riunione sarebbe stata meglio farla domani o dall'altro, proprio in attesa della decisione della Corte Costituzionale, perché è quella decisione che poi è dirimente anche riguardo alle azioni da fare
eventualmente. Tutto quello che non potremo decidere, che probabilmente non decideremo stamattina, evidentemente potrà essere rinviato ad una data successiva. Una cosa però io ritengo di dover dire, e mi viene in mente un antico detto latino, senatori con i viri, senatus mala bestia, cioè qua ogni politico, ogni istituzione presa singolarmente si esprime contro la abolizione dei tribunali, ma nell'insieme, voglio dire, nell'insieme una risposta, e parlo ovviamente dei livelli provinciali, regionali, livelli parlamentari, ma una risposta collettiva, ma in questo momento non è mai venuta. E a questa io ritengo che dobbiamo tendere, lo dico a te, lo dico al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, e l'invito evidentemente, così ideale, virtuale, è rivolto a tutta l'avvocatura, vorrei dire a tutta anche la magistratura abruzzese e agli addetti, agli impiegati, all'apparato burocratico. Cioè bisogna cercare di partorire, di maturare una idea, una ipotesi, e su quella evidentemente, se scevra da campanilismi, depurata da tentazioni elettoralistiche che pure sono rimbalzate stamattina anche in maniera evidente, ecco, portando tutto su un piano della serietà di una discussione, portando e spostando tutto sul piano di una proposta forte e che quindi possa essere intesa, alla quale nessuno si possa sottrarre, come oggi tutti quanti si sottraggono in virtù di o in forza di tentazioni che non vorrei qui aggettivare, avendolo già fatto evidentemente. Quindi su questo va ricercata la unità, ma soprattutto anche su una proposta, è stato già detto, io concordo su questo, su una proposta di ottimizzazione dell'organizzazione della giustizia, della risposta di giustizia da dare al cittadino. Non è possibile, non è possibile, e su questo va messa in mora la politica, e su queste cose vanno messi in mora i politici. Non si può genericamente rivendicare ancora, si sta durendo, sentendo a fronte di tutto quello che sta accadendo nell'universo mondo, soprattutto in termini di crisi economica, non ci si può attardare a rivendicare appartenenze e comunque insomma primogeniture per quanto riguarda soprattutto la localizzazione dei tribunali. Lotta sia, lotta deve essere, rispetto a ragione, anche Squadrone, rispetto a una decisione che già vede la abolizione di questo e degli altri tribunali minori, lotta sia però supportata da una proposta di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, perché questo è importante, amici colleghi, su questo noi ci dobbiamo intendere, non potremo mai essere intesi, si parli di giustizia, si parli di sanità o si parli di qualcos'altro, se non si va nella direzione di trovare nuove forme di organizzazione, le meno dispendiose possibili e le più funzionali possibili riguardo alla risposta da dare. Divago dicendo, per una vita mi sono attardato a volere un ospedale a Pasto, probabilmente quella scelta oggi a tanti anni di distanza è già superata, perché a fronte delle cose, a fronte della crisi, probabilmente oggi dovremmo andare a individuare un ospedale comune, Vasco Lanciano, che fronteggi, voglio dire, l'accorpamento troppo oneroso e pressante e faticoso da parte dell'ospedale di Chieti e dell'ospedale di Pescara. Egualmente, voglio dire, in termini analoghi dobbiamo ragionare anche per quanto riguarda i tribunali. Una proposta di accorpamento Vasco Lanciano, ma potrei riferirmi evidentemente anche su Mora Avezzano, evidentemente oggi è necessario. Su
se poi la sentenza della Corte Costituzionale vedrà ammissibile il quesito proposto, ecco, io credo che dobbiamo misurarci e lì, e soltanto lì, mettere in mora tutti quanti i rappresentanti della politica e la politica nel suo complesso.
Grazie. Thank you.
10 milioni di euro per un danno di lavoro che non ha fatto. Non dice niente nessuno. La vostra si dovrebbe dimettere perché era comandato in esagerato. Voi capite dove siamo? Non stanno in diverso. No. Allora, 10 milioni e mezzo di euro per un anno di lavoro che non ha fatto. Allora, per essere concreti, siccome gente poderosa c'è e siccome l'unica speranza è che ci sia la democrazia diretta, cioè questa parola che non è mai sentita e non ci credo nemmeno io, ma è l'estrema data, è l'ultima speranza che è rimasta alla gente di parlare. Se volete confusione, se volete un disordine sociale, però soltanto così si può fare. Quanti parlamentari noi abbiamo in Italia? Noi avvocati abbiamo 250.000 parlamentari, siamo noi. Ci siamo sempre lamentati del numero degli avvocati. Questo è l'unico caso in cui essi possono servire come numero. È chiaro? Quindi non facciamoci illusioni, se c'è gente volenterosa, ci sono i sindaci volenterosi, il nostro sindaco per carità, lasciatelo dire, è un'immagine. A parlo del mio, ma non tutti gli spettatori. Quindi volete lavorare? Bene, vogliamo lavorare. Cerchiamo di partire sull'unico punto dove si può avere una speranza. Perché se pensate che il tribunale si salva il mio, si salva l'altro o mi salva portando per mangiare, cosa succede? Ho sentito parlare di tecnicismo, cioè diciamo se facciamo così, se facciamo quella, ma sono tutte disposizioni. Nella sostanza bisogna avere forza e certe volte pure la forza confusa, la forza disorganizzata, fin quando le corti supreme, perché vedete che le democrazie sono tutte delle finte, cioè ogni democrazia, la più democrazia, c'è una Corte Suprema che su qualche cosa importante dice l'ultima parola, la Corte Suprema non viene mai letta da nessuno, è la più porcella delle porcelle, insomma, per intenderci la Corte Suprema, non è stata aspettata. Quindi quello che dico io, sto convitato di cui ci hanno parlato e la gente si dice, stringiamoci bene, sappiamo che il destino nostro è uguale, è collegato a quello degli altri. Certo qualche tribunale proprio in tutte le stanze e finiamolo con pensare, con immaginare, con lo sperare l'altro. Cioè la gente si sente felice. Io non voglio concludere questo discorso sciogliendo un inno al credito, non faccio poco e non gioco tanto, però voi immaginate Grillo con quel disordine che prende il 25% dei voti. E allora qualche movimento che possa sensibilizzare la gente, che possa far capire al cittadino che è andato a fare la causa a piedi, costa 4 volte tanto che fa la pace. E questo può funzionare. E allora noi penso che possiamo per loro l'unica strada, ci negheranno il referendum, faremo finire il voto. Altre strade, secondo me, non è il caso di pensare e non è il caso che ci si faccia confusione. Grazie. Gracias.
aspettiamo oggi. E tu, ci risentiremo la settimana prossima. Grazie.